Capitan Fazeri, come al solito, parte la panchina, insieme a lui c'è Burgio. Palla adesso per Brancati, lancio lungo a cercare lo scatto di Macaluso, di petto controlla alla grande Di Giovanni, attenzione, cucina che prende palla, Brancati, Macaluso, Bruno e poi Brancati, risulta più vincente, realizza il gol dell'1-0, portapalo, partita tutta in discesa e va a esultare davanti la curva, davanti solo Zappia, quindi 1-0 portapalo, Brancati realizza il primo gol della partita. E sì, Manuel, qua su una palla vacante si è avventato Macaluso, la prima conclusione è stata ben respinta da Bruno, ma sulla seconda non ha potuto niente, grande tiro appunto di Brancati che è stato lesto a sfruttare subito la prima occasione. Macaluso, R. Montalbano che prova alla palla sul destro, Montalbano prova a saltare Di Giovanni, Di Giovanni in qualche modo riesce a recuperare palla e adesso recupera, adesso Macaluso, Tav Macaluso, 2-0 portapalo, sempre più in discesa e sempre più in alto in classifica la squadra arancione, la squadra capitanata da Fazzari. Eh sì, Manuel, con altro errore in disimpegno che Di Giovanni era riuscito a fermare Montalbano, però poi forse ha un po' preso troppo in difesa, ha provato un altro dribbling, però Macaluso è stato velocissimo a rubare i palli, a scaricare un bolide su cui stavolta Bruno veramente è incolpevole, non poteva fare nulla, grandi portapalli in questo inizio che subito in 3 minuti di gara già 2 gol, fanno capire subito che non sono lì al terzo posto per una casualità. Di Giovanni si consulta con noi, attenzione Cucina, vuole fallo, per l'arbitro non è così, attenzione adesso Macaluso, 2 contro 1, Macaluso, serve Montalbano, Bruno questa volta dice di no, ma attenzione perché l'azione non è finita, Macaluso contro Accardi, e fallo non è così per l'arbitro, arbitro un po' l'inglese, non se mi permette di dire. Capitan Lupane cerca subito di non perdere tempo indietro per Di Giovanni, adesso Cucina, bella la giocata di Cucina, ancora una volta Fantauzzo, però gli ruba palla e passa adesso Fantauzzo, ancora Fantauzzo, 3 contro 1, palla per Macaluso, Bruno con il piede disturba il tiro di Macaluso, ma è calcio d'angolo per la portopalla. Ogni affondo di portopalla arriva un'occasione da gol, Manuel, veramente gli Atomic non si capisce cosa stiamo facendo in difesa. Portopalo, fammelo dire, è secondo me la squadra più in forma in questo momento del secondo gol della squadra arancione. Vediamo, parte Macaluso col destro, Bruno col piede allontana il pallone alla... comunque vediamo Capitan Fazeri molto soddisfatto dalla partita, accade attenzione 1-2 con Cucina, Lupanini Mirko e 2-1 Atomic a sorpresa, arriva il gol gialloblu, ancora la palla per il numero 10 gialloblu, posta per Lupanini Mirko che prova a mettere subito davanti, Cucina perde il pallone, adesso la palla per Macaluso che prova a saltare Di Giovanni prova a fare fallo, Macaluso, Bruno questa volta gli dice di no e poi Di Giovanni allontana, hanno rischiato grosso qui gli Atomic che comunque provano. Sì, se comunque devono provare a ribaltare la partita devono concedere qualcosa ai portopallo, non in maniera diciamo così dove i portopallo diciamo riescono a affondare ogni volta sopra la metà campo, però un pochettino devono esporsi. Attenzione a quel inserimento di Cucina, Romeo bravissimo a chiudere e a sbarrare la strada, ancora stanno crescendo comunque gli Atomic e i portopallo se ne sono accorti ed è il primo intervento di Romeo, fammelo dire Gianni. Sì, molto bravo ad alzare le mani, a sventare il pallonetto di Cucina. Attenzione, Gianni Accardi stava realizzando un gol da capogiro, se fosse entrato quel pallone sarebbero esplosi i campi del sole. Un po' alla maniera come del Palermo. È vero, la maniera essendo col fondo schiena. Attenzione Accardi che fa pressing, ruba palla Accardi e Romeo bravissimo a bloccare il pallone, gli Atomic adesso ci sono, ecco. Adesso Capitan Fazeri che adesso è entrato. Sono entrati Fazzari e Burgio nei portopalli. Vedremo adesso che portopalo saranno. Accardi allunga per Lupare adesso, Fazzari lo anticipa, palla adesso per Brancati che prova a mettere in avanti per Rebuggio e Bruno poi di testa lontana, ma attenzione palla per Fantauzzo, Di Giovanni sulla linea, grandissimo intervento di Giovanni, se non ci fosse stato lui poi ancora Burgio, Bruno bravissimo ad allontanare e a negare il gol del 3-1, due ghiotte palle gol per la portopalo per portarsi sul 3-1, Brancati calcio d'angolo battuto ma allontana adesso Di Giovanni che esce dalla sua difesa, Di Giovanni e avanti per Lupare adesso, si fa male Di Giovanni, no invece si rialza Fantauzzo, prova a difendere la pallone non è uscita, infatti è così. Qua Di Giovanni potrebbe essere pericoloso col suo mancino, non è Giovanni che ha fatto un intervento provvidenziale con Bruno battuto. Partita comunque accesa, gli Atomic dimostrano, sì, partita viva, è combattuta. Punizione di Giovanni col suo sinistro, bella il tiro però non trova la mira giusta, deviata, palla deviata, deve essere forse sarebbe finita in porta che si è presa a battere Accardi dalla bandierina, non parere Alessio
spazio incredibile, ruba il tempo a Fazeri, ancora calcio d'angolo per gli Atomic, Cacardi mette in mezzo, sfiora l'autogol e Brancati, Atomic vicinissimi sul 2-2. Ai portopallo non sono più quelli di inizio partita, però forse anche gli Atomic. Cacardi mette in mezzo, Fazeri allontana, adesso stanno soffrendo i portopalo, Atomic tutto in avanti per cercare il gol del pareggio, Lupera da Mirko in due tempi, il portiere Romeo. Della partita, credo che Di Giovanni acconsenta. Sì, ma colpa di Di Giovanni soprattutto. Attenzione Luparelli adesso che prova a ripartire nel coach per cucina. Capitan Luparelli, è bravissimo Romeo a disturbarlo. Gli Atomic provano a pareggiare la partita in questo finale di primo tempo. Attenzione, la palla lì cammina l'MLM dalle parti di Romeo. Sì, che veramente questa punizione dovrebbe essere una ghiotta occasione per il due pari. Strana posizione di Capitan Fazzi che era sulla linea di porta, adesso comunque si prende la marcatura di Gianmarco Accardi. A destra di Di Giovanni, colpisce il tallone di Buggio, non da chiusa ma di Buggio. Attenzione Fantauzzo, incredibile! Fantauzzo ha sferato un gol, però Fantauzzo si è fatto male nello scontro con il capitano Parelli. Ritmi blandi della partita, ahimè. Purtroppo sì, non è lo spettacolo, però ci sta, perché comunque tutte e due le squadre, il nostro pianista porta ammutolito, mi porta sfortuna da quando lui in postazione la partita è un po' scialba, quindi crederemmo che Marranca scendesse dalla postazione. Attenzione Buggio, bella palla per Fantauzzo, il pallonetto e la traversa che gli dice di no, ghiotta palla gol per Fantauzzo. Fantauzzo si sta dimostrando pericolosissimo dalle parti di Giovanni e di Bruno. Attenzione ancora Fantauzzo di testa e questa volta la conclusione è davvero bruttissima. Forse è stato il primo difetto di Fantauzzo, cioè la testa non ha colpito. Cosentino, non so che ne pensi di questa di questo sfogo. Attenzione, combina e rischia il pasticcio qui la portopalo, pressing asfissiante adesso degli Atomic che provano in tutti i modi partita di pareggiare la gara. Partita comunque equilibrata in questo momento. Attenzione Cucina, la palla sul destro, Luper d'Alessio e Romeo gli dice di no. Attenzione per Romeo, perché la portopalo prova a partire in contropiede di Giovanni, però cerca pallo, attenzione di Giovanni. Romeo portiere che abbia assistito un autentico miracolo di Romeo, che è cresciuto veramente tanto, era arrivato diciamo con qualche Fazeri lo sponsorizzava benissimo, qualche perplessità. Attenzione nel... gli Atomic che non si arrendono, Romeo per sua fortuna raccoglie il pallone, ma che ghiotte palle d'olle per gli Atomic, prima con l'Upreglesso e poi con Di Giovanni che sfiora il palo. Occhio a Macaluso che ruba il tempo a Cucina. Macaluso, Di Giovanni col colpo prova a non farlo passare, intervento un po' falloso, occhio al calcio di pressione battuto subito, Buggio in aria, Buggio incredibile, proprio palo di Buggio, incredibile, ma cosa sta succedendo al campo 3 dei Campi del Sole? Un palo clamoroso di Buggio qua, disattenzione dopo il fallo che non so se c'era di Giovanni, hanno battuto veloce, il portopalo è stato bravissimo Macaluso a servire prima, attenzione Macaluso, Bruno si distende, blocca il pallone, comunque un palo clamoroso anche, qua Macaluso per un palo non... Attenzione adesso gli Atomic. Ora la partita si accende, si è accesa, si è accesa la partita dalla noia, siamo passati a minuti pazzi di Atomic portopalo. Ma Di Giovanni, barriera in pieno, ma occhio al contropiede della portopalo. Attenzione che Buggio per avanti, Buggio prova a saltare Luparelli e poi Bruno allontana il pericolo. Fazer di testa appoggia per il petto di Macaluso che prova il tiro e colpisce la schiena di Capitan Luparelli. Punteggio sempre inchiodato sul 2-1 quando siamo al 17esimo minuto. Sì, ma non ci sono, tranne quel palo è un'altra azione dei portopalo. Macaluso col destro, Bruno che parata. In grande stile di Bruno, sembra essersi ritrovato il Bruno che conosciamo. Sì, Manuel, qua una parata clamorosa di Bruno che è letteralmente volato da pallavolista, lui com'è, si è allungato a sinistra, veramente un tiro pazzesco quello di Macaluso. Si riparte con Cardi che prova a fare tutto lui, Fazeri però non lo fa passare, riparte sul contropiede alla portopalo, Macaluso mette in mezzo per Montalbano, cross troppo forte che non può arrivarci, numero 3 della portopalo, ancora una ghiotta palla gol. Sì, Atomic si buttano in avanti, però devo stare attenti a questi contropiedi che il portopalo in due passaggi sono velocissimi a presentarsi davanti a Bruno. È interessantissimo. Comunque è buona partita di Giovanni nel primo tempo, forse un pochettino da rivedere, però il grande secondo tempo di Giovanni che si è ripreso, e questo secondo tempo veramente Macaluso ha avuto diciamo una vita più difficile. Attenzione, svirgola qui la palla a Bruno, eravamo distratti, Bruno ha rischiato un pasticcio per sua fortuna, non è successo nulla. Portopalo ha un passo da incredibilmente da Ma Atomic con tutti questi lanci lunghi così non concludono nulla, Manuel, devono capire che fanno il gioco dei portopalo.
Attenzione, Macaluso che anticipa cuscina, Macaluso ancora lui, Macaluso! Bruno, la spizzica è nel calcio d'angolo! Macaluso davvero sta devastando la difesa degli Atomic, ma Bruno tiene alta la bandiera degli Atomic. Continua il duello tra Macaluso e Bruno, continua ancora il duello tra i due. Fino alla fine, partita bellissima e... chiama uno e time out sacrosanto, come direbbe il buon Di Giovanni, gli rubo questa battuta. Terzo time out dei Portopalo della partita. Sì, non c'è, diciamo, un tentativo di pareggiare questa partita, i tentativi sono un po' vani. Attenzione, sembrerebbe la Portopalo più pericolosa in questo frangente di gioco più che gli Atomi. Ma attenzione perché la partita non è finita qui. Attenzione, Macaluso, prova palla a cucina, Macaluso, duello con Bruno e vince Bruno questo duello! Incredibile, non c'è solo Macaluso Di Giovanni, ma c'è anche Macaluso Bruno, sì, con quest'ultima che nega il terzo gol. Attenzione ancora Bruno! Vola! E adesso il contributo degli Atomic! Quando si stava portando avanti anche il numero uno giallo-blu, ultimi secondi della partita con gli Atomic che provano il tutto per tutto, ma occhio Burgio che arriva palla di Giovanni, Burgio non trova lo specchio della porta, andando a chiudere tutti, ma quanto stanno sprecando, quanto sta sprecando la Portopalo per chiudere il match, ma la partita sembra ormai finita, arriva il triplice finale con la Portopalo che porta a casa i tre punti.